Andare in bici è divertente. Ancor di più se lo fai in compagnia, in famiglia o con gli amici, percorrere un tratto nella natura o fiancheggiando un fiume diventa un'occasione di unione e di spensieratezza. È ciò che offre il PIAR, il percorso cicloturistico della media pianura vicentina. Eccoci a Quinto Vicentino. Dopo questo lungo tratto sterrato, nella campagna che parte da Torri di Quartesolo, ci accoglie questa meravigliosa villa. Si tratta di Villa Tiene, che si affaccia sul fiume Tesina. Seguitemi in questo viaggio, insieme a me scopriremo le altre meraviglie di Quinto Vicentino. Il nome Quinto prende origine dal fatto che il paese è posto alla quinta pietra miliare romana da Vicenza. Le pietre miliari erano difatti poste una ogni miglio lungo le strade principali dell'antica Roma, in questo caso la via Postumia che collegava Genova con Aquileia. Un miglio romano corrispondeva a circa 1480 metri e pertanto Quinto Vicentino distava circa 7,4 km da Vicenza. Villa Tiene, del noto architetto Andrea Palladio, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1996, è ora sede comunale di Quinto Vicentino. Incantevole, romantica, Villa Tacchi è una nota dimora non solo per la sua raffinata eleganza, ma per un enorme parco all'inglese e un grazioso laghetto utilizzato come peschiera, sul quale si librano in volo indisturbati stormi di aironi. Non distante dal percorso PIAR c'è Villa Caprigioni, con il suo grande portico e lo splendido giardino. Lasciando il centro di Quinto alle spalle, in direzione Valproto, arriviamo ad un bivio del percorso. Siamo al Mulino d'Alzotto. Proseguendo per un tratto sterrato, arriveremo alla frazione di Lanzè, fino all'antico Mulino Farina, ancora in funzione. Il mulino ad acqua è un impianto che permette di sfruttare l'energia di un fiume in energia meccanica, grazie alla ruota del mulino. Questa energia è solitamente utilizzata per la macinazione, frantumazione, schiacciamento dei cereali di vario tipo, per la produzione di farina o altre materie prime. Eccoci arrivati a Lanzè. Il percorso continua, ma dobbiamo semplicemente tornare indietro per andare in direzione Gran Tortino di Gazzo Padovano.